Non abbiate queste facce così, così rassegnate, fate delle domande. Dunque, non voglio lasciarvi un giorno senza qualche equazione, sia pure semplice. Quali sono le equazioni primarie con cui abbiamo a che fare in ecologia? Beh, sono le equazioni di conservazione della massa. In qualche modo a livello globale l'abbiamo vista poc'anzi. Un'altra equazione necessaria è l'equazione dell'energia. Se non ci fosse energia, il ciclo idrologico è una macchina termodinamica che viene posta in moto da che cosa? Dalla radiazione solare. E quindi abbiamo a che fare con equazioni della conservazione della massa e dell'energia, e naturalmente l'energia obbedisce alla termodinamica, e quindi si tratta anche di flussi di entropia in cui si passa dall'ordine al disordine all'ordine di nuovo. Ed è il sistema, è un sistema aperto. Un sistema chiuso è un sistema che non riceve nulla dall'esterno. Una monade, si sarebbe detto a filosofia studiando Leibniz. Il sistema idrologico è invece un sistema aperto, non tanto dal punto di vista globale della Terra. L'arrivo di acqua dallo spazio e lo scambio di acqua dallo spazio, diciamo che è trascurabile rispetto a, quindi è chiuso dal punto di vista della massa, almeno per noi. Dal punto di vista dell'energia però no, riceviamo l'energia dal sole e viene restituita. Allora, dal punto di vista, abbiamo detto che bisogna fare di massa, bilanci di massa. Qual è il primo elemento costitutivo di un bilancio di massa? Il primo elemento costitutivo del bilancio di massa è scegliere un volume di controllo. Io scelgo qui un volume, per esempio qui vedete un volume in realtà complesso perché ha dentro della vegetazione, ha dentro degli strati geologici e così via, e poi mi chiedo qual è la massa che entra attraverso le superfici, qual è la massa che esce dalle superfici che stanno intorno a questo volume. La differenza tra la massa che entra e quella che esce è l'immagazzinamento o il depauperamento di acqua all'interno del volume di controllo. Quanto entra meno quanto esce. In teoria ci potrebbero essere, dipende anche, c'è una certa prospettiva soggettiva in questo, sia nella scelta del volume di controllo, sia anche nella scelta di alcune cose, perché per esempio possiamo dire che per l'acqua per esempio si può trasformare. L'acqua per esempio si lega chimicamente a certe cose, potrebbe quello che entra come acqua e esce come qualcos'altro. Potremmo per esempio considerare che questo qualcos'altro che esce non è acqua, e quindi dovremmo aggiungere al bilancio di energia anche un termine di trasformazione in quel caso. Noi innanzitutto scegliamo diversamente. Qui abbiamo, per quanto riguarda i volumi di controllo, di solito distinguiamo un po' di cose diverse. Abbiamo una superficie, la superficie in qualche modo immateriale, se vogliamo, rispetto al volume. Su questa superficie cade la precipitazione P. Sotto la superficie abbiamo una zona che può essere satura o insatura. Insatura si chiama anche vadosa, significa che il suolo e gli acquiferi sono dei mezzi porosi, cioè ci sono dei meati, dei buchi, e questi sono solo parzialmente riempiti dall'acqua. Qui sotto c'è un flusso che entra P e un flusso che esce QG, che è un flusso sotterraneo che va verso al di fuori del volume di controllo nella parte inferiore. La parte del bilancio di massa che scriviamo è la variazione di acqua è uguale a P meno QG. E sulle superfici laterali, qui poi l'esperienza ci insegna che ci sono altri tipi di deflusso, per esempio un deflusso superficiale,
Q-sub, un riflusso della parte di zona vadosa, QS, e un riflusso sotterraneo, QG piccolo. L'altro l'avevo chiamato più grande. Questi nel nostro bilancio sono tutte voci in negativo, cioè tutto esce. Quindi P è la precipitazione, meno QG, meno QG piccolo, meno QS, meno QSU. Manca un termine nell'evaporazione, se guardiamo, ricordiamo il ciclo idrologico come lo abbiamo rappresentato prima, e questo è, sono i termini di evaporazione. Evaporazione da dove? Evaporazione da varie parti. Qui io l'ho chiamata ED, tutta complessa, ma la potrei spaccare in tanti termini. Evaporazione dall'erba, dalle piante, dai suoli, dalle superfici liquide. E questi sono termini negativi. Poi c'è l'ultimo termine che è il delta D, che è l'intervallo temporale sul quale io faccio il mio bilancio di massa. Cioè non mi basta scegliere un ambito spaziale, devo avere anche un orologio quando io faccio i bilanci di massa. E il mio orologio mi dice non solo il tempo che passa, ma anche il tempo minimo di campionamento, chiamiamolo così, sul quale io faccio le mie misure, o i miei ragionamenti o i miei modelli. Il delta T non è irrilevante. Dopo che io questo delta T lo pensi magari piccolo e approssimi questo bilancio di massa con una teoria che funziona con equazioni differenziali, quindi con elementi infinitesimi, è un'altra questione. Perché questa è una comodità che ci offre la matematica, ma per esempio la meccanica dei fluidi che voi conoscete così bene, in realtà la meccanica dei fluidi è un fenomeno macroscopico, termodinamico. Il fluido è composto da molecole, quindi voi avete un punto, il punto del fluido non è un punto infinitesimo, è un punto materiale che contiene un sacco di molecole dentro che voi potete trattare come un continuo, si chiama ipotesi del continuo. Ipotesi del continuo di questo tipo si fanno continuamente. Scusate il gioco di parole. Dunque, bilancio di massa, la variazione del contenuto di acqua, è uguale all'intensità di precipitazione, che è positiva perché entra nel volume di controllo. Qua. Ok. Meno l'evapotraspirazione, meno il deflusso superficiale, meno il deflusso sotterraneo, che è questo. Scusate, ma qui l'inserimento delle cose è perché è per l'intervallo temporale in cui misuro. Questo è il bilancio di... Se noi misurassimo tutti questi termini, questa equazione ci consentirebbe di fare il nostro bilancio, o meglio, tutti meno uno. Se noi misuriamo tutti quelli che stanno a destra, quelli che stanno a sinistra sono determinati. In qualche modo c'è qualcuno che dice che dai satelliti potremo, ad esempio, avere tutte queste misure qua a livello globale. Però dipende da che tipo di volume di controllo scegliamo per fare questo termine. E in realtà il volume di controllo può avere una certa complessità. Per esempio, il tipico volume di controllo nel caso dell'idrologia è questo, che è uno dei torrenti qua sopra la nostra testa. Adesso non mi ricordo se è proprio rovina. Come vedete, qui la superficie è molto variegata perché è la superficie di un bacino idrografico. Poi dentro c'è anche un torrente e i vari elementi si muovono e si formano in modo particolare. E questa è la difficoltà nel capire, la complessità e l'eterogeneità, si dice, del volume di controllo. O come
diceva Marshall McLuhan per i sistemi audiovisivi, il mezzo è il messaggio. Il mezzo attraverso cui corre l'acqua determina il tipo di meccanica che la controlla. Altri esempi di volume di controllo. Questo per esempio è un esempio di volume di controllo. Quando voi avete costruito il volume di controllo, a questo punto vi interrogate su che cosa va dentro e su che cosa va fuori. Qui c'è il volume di controllo. Certamente, per esempio, qui ci sono questi flussi che voi vedete tra un acquifero e l'altro, ci sono disegnati due acquiferi, però quei flussi lì sono flussi interni, non entrano, non escono dal volume di controllo, quindi non entrano neanche nel nostro bilancio di massa. Questi escono, per esempio, cioè, sono i deflussi sotterranei, QG piccolo, che provengono dalle due faldine che vedete rappresentate. Questo è il SUF e poi vedete i flussi di nuovo dell'evapotraspirazione che escono. E quindi ne segue un bilancio dove qui per esempio c'è solo QG piccolo, non c'è QG grande rispetto a prima. Dipende un po', quando vi parlavo anche di soggettività, gli elementi di soggettività nel bilancio idrologico sono questi, perché qui per esempio abbiamo, supponiamo che ci sia un substrato impermeabile e che nulla vada giù, o che comunque quello che va giù sia trascurabile rispetto alle scale temporali che stiamo analizzando e a quello che ci interessa. Potremmo prendere dei volumi di controllo più piccoli. Se prendiamo quei volumi di controllo più piccoli, cambiano i termini del nostro bilancio di massa. Possiamo prendere il volume di controllo anche in questo modo qua, tutto sopra la superficie. Allora in questo caso ho il deflusso superficiale è ancora dentro, però per esempio qui ho anche un flusso laterale di umidità dovuto alla turbolenza e ho sempre l'evapotraspirazione. Quindi ho delta V, in questo caso delta V che cos'è? Non è più l'acqua nel suolo, perché prima avevo chiamato delta S, è l'acqua che si accumula, l'umidità che si accumula nella mia porzione di atmosfera. E qui ho l'evaporazione netta, ok, intensità di evaporazione netta, ho anche avvezione laterale di vapore, cioè l'aria, che il vento che mi viene dentro e che mi porta del vapore. Sono operazioni molto semplici, però scegliere il volume di controllo, esserne consapevoli e mettere i termini giusti, questa è un'operazione tanto quanto semplice, quanto però che va fatta nella maniera corretta. Qui ho i deflussi subsuperficiali, qui ho i deflussi sotterranei e poi ho sempre il solito delta. Come è fatto invece il bilancio di energia? Beh, la struttura dei bilanci è sempre la stessa. C'è qualcosa che va dentro, qualcosa che va fuori, qualcosa che in caso si trasforma, ma noi praticamente non trasformiamo mai nulla in questo corso. E c'è qualcosa che aumenta o diminuisce all'interno del volume di controllo. Nel bilancio di energia che cosa c'è? C'è la radiazione che entra, la radiazione solare. La radiazione solare è la radiazione visibile che noi vediamo con i nostri occhi e la chiamiamo qui radiazione ad onda corta, short wave radiation, qualche volta mi scapperà di dire. C'è anche una radiazione ad onda lunga. Noi non parleremo di radiazione nella legge di Stefan Boltzmann, che però spero che voi conosciate già. Che cosa significa? Ogni corpo, in funzione della sua temperatura, emette della radiazione. Il Sole ha una superficie che è circa 6.000 gradi Kelvin ed emette della radiazione in un certo ambito di frequenza perché è a 6.000 gradi Kelvin. Io sono circa a 36,5 gradi, forse 37 adesso perché mi agito un po' quando spiego, e quindi emetto nell'infrarosso, un po' più vicino al visibile del solito. Quindi io ricevo radiazione solare, mi scaldo e mando indietro radiazione infrarossa su due bande abbastanza distinte, su due intervalli di frequenza abbastanza distinti, per cui in idrologia, come in molte scienze della Terra, si usa distinguere la radiazione ad onda corta
solare e la radiazione ad onda lunga, che è quella riemessa dai corpi che vengono scaldati dal sole. Tra questi corpi naturalmente vi sono le nubi. Le nubi sono generalmente fredde, però nel bilancio di energia sono molto importanti. In una notte senza nubi, la perdita netta di radiazione ad onda lunga del terreno è molto grande, si ghiaccia anche l'acqua in alcuni casi, non nel deserto, perché c'è nel deserto il cielo è terso, la radiazione ad onda lunga fa raffreddare molto la superficie molto velocemente, che quindi si ghiaccia in alcune situazioni. Se ci sono le nubi invece rimane, durante la notte rimane più caldo. Ci possono essere le precipitazioni, come dice, le precipitazioni, anche le precipitazioni nel campo dell'energia. Beh certo, se voi vi prendete una secchietta di acqua fredda o una secchietta di acqua calda, il vostro bilancio energetico cambia. In alcuni dei fenomeni che noi studiamo, il fatto che l'acqua sia fredda o calda, abbia temperature diverse, sono rilevanti, però voi avete qui sotto gli occhi uno degli elementi in cui questa parte del bilancio è importante, e cioè la neve. Se sulla neve piove acqua calda, la temperatura per esempio dell'atmosfera, che adesso se andiamo fuori magari ci saranno 15 gradi, evidentemente questo ha un effetto importante sulla neve, che si può sciogliere. Quindi, quando si ha trasferimento di massa, non solo nel senso dell'evaporazione ma anche di liquidi, si ha comunque un trasporto di energia. Quindi bisogna tener conto di quant'è l'energia della precipitazione che va dentro nel nostro volume di controllo. L'evaporazione, qui abbiamo una perdita di massa, quando noi muoviamo della massa è uguale a mc quadro, in questo caso è uguale mh, dove h è l'entalpia di quella particolare fase della sostanza. Lo vedremo con molto dettaglio più in là. Però quindi ogni volta che noi spostiamo una fase da un punto all'altro, in funzione della massa che spostiamo, spostiamo dell'energia. Che per noi è importante computare fin tanto che avvengono transizioni di fase tra i diversi stati dell'energia. Per esempio, da liquido a solido, da solido a liquido, da liquido a gassoso, in caso di vapore, o da solido a vapore, in questo caso sublimazione, per esempio, della neve o del ghiaccio. Quindi qui abbiamo un bilancio, quando noi evapotraspiriamo, l'evapotraspirazione entra sia nel bilancio di massa che nel bilancio di energia. Quindi il bilancio di energia è l'energia immagazzinata dal suolo. Ci sono dei termini che ancora non ho disegnato di là. Ok, è la radiazione solare ad onde corte, di cui vi ho già discettato. Poi ci sarà anche la radiazione, questa è emessa positiva, perché assumiamo che riceviamo, cioè la scrittura dei segni qua in qualche modo arbitraria, dipende da cosa significano i segni che ci sono, no? In questo caso la radiazione in positivo è la radiazione che si riceve dal sole. Questa ci arriva, è positiva, quindi noi acquisiamo radiazione del sole, però emettiamo nel campo della radiazione ad onda lunga. In genere emettiamo più che... Quindi qui la radiazione ad onda lunga potrebbe essere anche positiva, non sempre, però se RLWN è negativo, allora il termine diventa positivo. Negativo vuol dire che noi stiamo perdendo più calore per irradiazione di quanto ne riceviamo. Cioè io sto irradiando di più del soffitto che ho sopra la testa, perché sono più caldo del soffitto, grosso modo. Quindi io emetto radiazione ad onda lunga più di quanto non ne riceva dal soffitto. Qua compare un termine che non abbiamo ancora visto, H. Usando dei termini ottocenteschi diremmo che H è il calore sensibile. Usando dei termini
più moderni, diciamo che quello è il rilascio di energia termica dovuto alla convezione, e che dipende dalla differenza di temperatura fra il mio volume di controllo e l'esterno, in particolare verso l'atmosfera in questo caso. Meno il contenuto termico dell'evaporazione. Io non solo irradio perché perché ho una certa temperatura, irradio anche perché sudo. E dopo di fatto quest'aula, uscendo e rientrando, cioè, quando si esce bisogna aprire le finestre quando si rientra, non, perché, non solo perché abbiamo i virus che girano. Questo è il contenuto termico dell'evaporazione. Questo contenuto termico dell'evaporazione, come è composto? È composto di due termini. Uno che è chiamato lambda E, lì, ma che in genere chiamerò lambda in seguito, che è l'entalpia di vaporizzazione, o calore specifico di vaporizzazione. E l'altra è l'evapotraspirazione, intesa nel senso della massa. Quell'altra è proprio il termine che compare nel bilancio di massa. Adesso non importa se qui l'ho chiamato con un nome e dall'altra parte l'ho cambiato con un'altra, sempre quello è. Poi abbiamo altri due termini nel bilancio di energia, che è questo G. Io ho scambio di calore anche con l'interno della Terra, sia per conduzione che per convezione. C'è un gradiente di temperatura termico con la superficie della Terra. Nei primi strati generalmente il gradiente di temperatura è positivo da sotto in su, cioè più caldo la superficie, ma quando si va più giù di pochi metri all'interno del suolo si inverte il gradiente, perché la Terra è fortunatamente un pianeta vivo all'interno e il centro della Terra è caldo, e quindi c'è un flusso netto di calore dal centro della Terra verso la superficie. E questo è l'intervallo temporale di cui noi abbiamo a che fare. Storicamente l'equazione dell'energia non è stata molto considerata nel campo idrologico, che sembrava, come dire, una cosa che non c'entrasse, cioè gli ingegneri idraulici, gli ingegneri hanno a che fare con le portate dell'acqua, perché devono costruire dighe, devono costruire bacini di irrigazione, tutte cose oneste, cose che sono importanti. Ma in realtà, come abbiamo visto prima, tra il 50 e il 60% del termine del bilancio idrologico è l'evaporazione. Se noi vogliamo gestire l'acqua dobbiamo tener conto di questo. E quindi conta anche il bilancio di energia, perché l'evaporazione compare in entrambi i termini. A pranzo.